Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a una ulteriore seduta. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, gloria a Dio. Felici di tornare nuovamente con voi. Bene, cari amici, anche questa mattina, gloria a Dio, faremo una seduta improvvisata. Ultimamente stiamo facendo sedute solo improvvisate, in quanto quelle che dovremmo fare, che è un po' di tempo che andiamo annunciando, proprio non riusciamo a farle per una serie di motivi che ci impediscono di trovare il tempo. Gloria a Dio, quindi non abbiamo tempo, stiamo attraversando un periodo molto difficile, abbiamo molte prove, da tutti i punti vengono le prove, gloria a Dio. Diciamo una proprio l'ultimissima, ci si è rotto anche un computer che utilizzavamo, gloria a Dio, nuovo, di zecca, insomma di zecca, circa un anno e mezzo di vita, e già è la terza volta che si rompe, gloria a Dio. E quando l'ho portato a far riparare, perché sta ancora in garanzia, mi hanno risposto: è la prima volta che ci capita una cosa del genere. E noi abbiamo pensato: è perché non hai mai avuto a che fare con figli di Dio che sono, come dire, impegnati nell'opera di Dio, e di conseguenza qualcuno li perseguita, gloria a Dio. E quindi insomma abbiamo parecchie difficoltà, abbiamo chiesto già preghiere un tempo fa, ci hanno anche risposto, ci avete detto che lo state facendo, e gloria a Dio, continuate a pregare per noi e noi pregheremo anche per voi. Ma ad ogni modo, gloria a Dio, grazie a Dio anche per questo portatile che ho, insomma, riusciamo insomma a continuare a fare i video, in qualche modo continuiamo a fare i video, gloria a Dio. Ma il tempo è scarso e quindi abbiamo deciso di fare questa seduta improvvisata. So che lo dico sempre, ma mi viene dal cuore. Quello che sto per dire è molto importante, alleluia, è veramente molto, molto, ma molto importante. È una seduta che soprattutto va indirizzata ai nati di nuovo. Dico questo perché non tutte le sedute sono indirizzate esclusivamente ai nati di nuovo. Infatti ci sono molte sedute che abbiamo fatto che abbracciano un pubblico molto vasto, per esempio la fine del mondo, la terza guerra mondiale, guerra Iran-Israele, insomma sono video che noi abbiamo fatto che sappiamo che avranno un'accoglienza molto molto grande anche da coloro che non fanno parte del popolo di Dio, per così dire. Mentre invece questo video, gloria a Dio, è soprattutto un video indirizzato ai nati di nuovo, gloria a Dio, è un video particolare che riguarda una grande verità. E vedete, cari amici e cari fratelli in ascolto, ci sono delle cose, che molte cose, questo per volere di Dio, che noi le impariamo sempre tramite Dio. Dio ce le insegna. Ma Dio può insegnare direttamente o indirettamente, nel senso che può anche insegnare indirettamente una cosa sua, ovvero avvalendosi da parte di qualcun altro. Per esempio, il mio pastore mi ha insegnato molte cose. Io per 10 anni sono andato a casa del mio pastore praticamente tutte le settimane, circa 3-4 volte a settimana, e andavo lì, ci passavo 2-3-4 ore e portavo tutte le domande bibliche e stavo lì con lui a studiare. E questo per 10 anni. Quindi c'è stato, come dire, da parte del mio pastore un insegnamento che veniva da Dio, è ovvio, veniva da Dio, però Dio si è usato, diciamo, di un uomo, gloria a Dio. E questo esempio potrebbe essere allargato, quindi Dio molte volte ci parla tramite qualcuno o ci insegna qualcosa tramite qualcuno, ma è sempre il Signore però che lo fa, attenzione. Altre volte invece Dio non ce le insegna senza canali, senza passare per nessuno, ce le insegna direttamente. O leggendo la parola, ci apre la mente e il cuore, ci fa comprendere, oppure tramite un'esperienza,
tramite le esperienze, alla luce della parola di Dio, che è sempre il fondamento. Questo è scritto in 1 Corinti 3, gloria a Dio, che Gesù è il fondamento, quindi la parola. E quindi tramite le esperienze, come fondamento però appunto la parola di Dio, lui ci insegna delle grandi verità. Bene, questo video nasce perché abbiamo un cuore, quello di trasmettervi un grande insegnamento che il Signore ci ha largito direttamente, senza tramiti, senza appunto i tramiti che ho portato come esempio poc'anzi. Gloria a Dio. E quindi questo video verterà proprio su questo aspetto, una grande verità che però non vuole annullare un'altra grande verità, e noi ci teniamo molto a dire, gloria a Dio, che una verità non può annullare un'altra verità biblica, come fanno ad esempio alcuni che dicono che non bisogna essere troppo in pensiero sul rapimento della Chiesa, perché quello che invece noi dobbiamo prendere di mira è che la nostra chiamata può avvenire da un momento all'altro, e da un momento all'altro possiamo comparire davanti alla presenza del Signore. E io rispondo sempre: questa che tu hai detto è una verità biblica, ma la domanda del milione che io ti pongo è: perché utilizzi una verità biblica per annullare un'altra verità biblica? Infatti, il rapimento della Chiesa, anch'essa è una verità biblica. Perché vuoi annullare il comandamento che si trova in Prima Tessalonicesi, che dice di confortarvi con queste cose? E lì si riferisce al rapimento della Chiesa. E la Scrittura dice che dobbiamo predicare tutto, quindi anche il rapimento della Chiesa, tanto più che oggi è il tempo esatto del rapimento della Chiesa. Perché tu utilizzi una verità biblica per annullare un'altra verità biblica? Ipocrita, ravvediti. Attenzione. E queste sono artimagne che vogliono utilizzare perché con astuzia, no, vogliono screditare, annullare una verità biblica. Questo poi è lo scopo finale, che vogliono annullare il rapimento della Chiesa. Ma il rapimento della Chiesa non si potrà mai annullare, perché avverrà, che tu ci creda o che tu non ci creda, che tu ci prenda per pazzi, è scritto nella Bibbia, e io ti garantisco, non io ma il Signore stesso, che quello che è scritto rimane, che tu ci creda o che non ci creda. Come Gerico è caduta, come il Mar Rosso si è aperto, come il diluvio c'è stato, così ci sarà anche il rapimento della Chiesa. Tutte le profezie della Bibbia si avverano e si avvereranno, anche questo. Bene, era un esempio, gloria a Dio, anche per ricordarvi che siamo alla fine dei tempi, alleluia, che la Chiesa sta per essere tolta, e la Chiesa tolta darà inizio al giorno del Signore, quindi la grande tribolazione, perché la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, e dopo la grande tribolazione della durata di 7 anni si entrerà nel millennio e Gesù tornerà con la sua sposa. Bene, cari amici, questo video vuole vertere su un argomento molto diverso, ma che comunque presenterà due verità in modo analogo all'esempio già fatto. Due verità. Parleremo di quello che ci succede a noi cristiani oggi. Quindi è molto importante, ecco perché dico, ho detto, è molto importante quello che stiamo per dire. La Chiesa di Gesù Cristo è perseguitata dal serpente antico, lo abbiamo visto con Caino e Abele, e la storia si ripete, la storia va avanti e durerà fino al millennio. All'inizio del millennio questa persecuzione, gloria a Dio, cesserà, si entrerà nel millennio e gloria a Dio. Per poi, alla fine del millennio, ci sarà un'altra situazione un po' particolare, ma adesso è un altro oggetto quello. E quindi ora siamo qua, non siamo nel millennio, non siamo stati rapiti, siamo in questo corpo, siamo travagliati, perseguitati, lo abbiamo visto nell'ultimo video fatto, non mi ricordo neanche il titolo, io faccio i video e poi mi dimentico, praticamente faccio un formattare il cervello. Infatti poi vengono in chiesa
i fratellini, mi viene da sorridere perché questi video sono soprattutto per loro e anche per tutti gli altri che gli interessano ovviamente, ma in primis per quelli della nostra chiesa e come è giusto che sia. Quindi vengono nella chiesa e dicono: Alessio, in quel video là tu mi spieghi, che ne so, questa cosa qua. E io dico: sì, aspetta, che cosa ho detto, di che cosa ho parlato, fammi la domanda ex novo, perché io proprio non mi ricordo in quel video là tutte le cose che ho detto, eccetera eccetera. Quindi fammi proprio la domanda partendo da zero. Allora, infatti, mi fanno la domanda: che significa questo passo qui? Ah, ok. Allora, a quel punto io, gloria a Dio, se conosco la risposta, ma se ho fatto il video ovviamente la conosco, è certo, gli do la risposta, quindi io dimentico. Quindi ho fatto un video, l'ultima volta, questo me lo ricordo, che ho parlato appunto che siamo perseguitati. Non mi ricordo adesso il titolo del video, e ragion per cui, essendo perseguitati in ogni forma, attenzione, noi siamo perseguitati in ogni forma. Ricordiamo quello che è scritto nella Bibbia, che noi combattiamo contro delle forze che si trovano nell'aria, qui intende il secondo cielo, nell'aria. Ovviamente anche il primo cielo, chiaro, ma il trono di Satana sta nel secondo cielo, attenzione, no? Non sta nell'inferno, adesso qui, sta nella cosiddetta frontiera, ma questo è un altro discorso, forse un giorno ne parleremo. E gloria a Dio. E quindi queste forze, come scritto in Efesi capitolo 2, ma anche altre parti, queste forze combattono contro di noi. E molte volte Dio permette. Vedi Giobbe, no? C'erano queste forze nell'aria, vedi Satana, girava tutta la terra, non è che girava col cavallo o a piedi e lo zaino, volando, è chiaro. Quindi sono nell'aria. Quindi girava su tutta la terra. E poi il Signore lo ferma e gli dice: Satana, hai visto per caso, hai visto Giobbe? E chi è Giobbe? Cosa rappresenta Giobbe? Giobbe rappresenta il giusto, il giustificato per fede, per il sangue di Cristo, che è retroattivo, ma anche questa è un'altra storia. Gloria a Dio. Satana ci perseguita e anche lui utilizza i suoi agenti, gloria a Dio. Solamente che Dio utilizza i suoi agenti, come appunto il mio pastore che mi insegnò molte cose, anche Satana insegna i suoi agenti per insegnare la cattiveria e per infliggere anche dolore. Vedi tutto il male che c'è stato nel mondo, le guerre, le persecuzioni ai cristiani, al popolo di Israele, furono fatte da uomini usati da Satana. Che tu ci creda o che tu non ci creda, non ha importanza. Che tu creda all'inferno o che tu non ci creda, l'inferno c'è e rimane. E chi non crede in Cristo andrà all'inferno, non lo dico io. Che poi tu non ci creda, che tu non creda in Dio, Dio se c'è e c'è, se c'è rimane, punto. Bene. E quindi siamo, gloria a Dio, siamo perseguitati in tanti modi. Molte volte succedono cose, e Dio permette, e dobbiamo attraversare queste persecuzioni o anche queste prove, queste situazioni che a volte non vengono per niente dall'avversario, ma fanno parte della vita. E questo per causa del peccato, perché poi col peccato, con la caduta, con la prima caduta di Adamo e di Eva, gloria a Dio, l'uomo è caduto, è degenerato, è entrata la morte, entrando la morte è entrata la vecchiaia, e i dolori, i pianti, i travagli, le malattie. Ecco qua, le malattie. E allora io vorrei leggervi un passo molto importante, gloria a Dio, che si trova, ce l'ho qui davanti aperto, nella Bibbia, Matteo, si trova in Matteo, dove sta? Matteo che? Ah, Matteo 14, amen. Matteo 14, si trova in Matteo 14, dal verso 22, fino a terminare il capitolo, gloria a Dio, e noi vi invitiamo a seguire la lettura con le vostre Bibbie, gloria a Dio, organizzatevi, amen. Potete aprire il sito www.laparola.net, noi lo citiamo sempre,
Alleluia. È bello questo sito, grazie a Dio per i fratelli che ci hanno lavorato e ci lavorano, gloria a Dio, è comodo, io lo uso molto, anche se amo più il cartaceo, ovviamente il cartaceo è imbattibile, ma insomma il telematico è utile, io uso molto questo sito, quindi Dio benedica i fratelli che ci lavorano, gloria a Dio. Quindi potete seguirci attraverso questo sito qua, se non avete una Bibbia, insomma, cartacea. Se ce l'avete cartacea, potete usare quella cartacea oppure comunque quella già detta. E leggiamo quindi Matteo 14 dal 22 e come sempre vogliamo leggere nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen. Incontamente, appresso, Gesù costrinse i suoi discepoli a montare in sulla navicella e a passare innanzi a lui all'altra riva, mentre egli licenziava le turbe. Ed egli, dopo aver licenziate le turbe, salì sul monte in disparte per orare, e, fatto sera, era quivi tutto solo. Nota bene. E la navicella era già in mezzo del mare, travagliata dalle onde, perciò che il vento era contrario. E nella quarta vigilia della notte Gesù se ne andò a loro camminando sopra il mare. E i discepoli, vedendolo camminare sopra il mare, si turbarono dicendo: egli è un fantasma. E di paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temiate. E Pietro, rispondendogli, disse: Signore, se sei tu, comanda che io venga a te sopra le acque. Ed egli disse: vieni. E Pietro, smontato dalla navicella, camminava sopra le acque per venire a Gesù. Ma, vedendo il vento forte, ebbe paura. E, cominciando a sommergersi, gridò, dicendo: Signore, salva. E, incontanente, Gesù distese la mano e lo prese ed egli disse: «O uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Poi, quando furono entrati nella navicella, il vento si acquietò, quindi fu una cosa improvvisa. E coloro che erano nella navicella vennero e l'adorarono, dicendo: veramente tu sei il Figlio di Dio. Poi, essendo passati all'altra riva, vennero nella contrada di Gennesaret, e gli uomini di quel luogo, avendolo riconosciuto, mandarono a farlo sapere per tutta quella contrada circonvicina, e gli presentarono tutti i malati e lo pregarono che potessero sol toccare il lembo della sua veste. E tutti quelli che lo toccarono furono sanati. Benedetto il santo nome del Signore. Bene, cari amici, questa è la lettura che si trova appunto in Matteo 14. È una lettura molto importante, ci sono tante verità, ma noi ne toccheremo solamente pochissime, gloria a Dio, proprio per mirare l'oggetto che dobbiamo trattare, che è molto importante. Bene, cari amici, se noi leggiamo il verso numero 36, perché vogliamo iniziare proprio dall'ultimo verso, leggiamo che lo pregarono che potessero sol toccare il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccarono furono sanati. Quando Gesù è venuto sulla terra, è venuto con un corpo come il nostro. Alleluia! Egli, perfetto Dio, fu perfetto uomo. Perché quello che Gesù, quello che Dio fa, lo fa bene, lo fa perfetto. Benedetto il suo santo nome. Egli dimostrò di essere Dio, in primis perché adempì tutte le profezie. Ricordiamo che solamente di Gesù leggiamo nell'Antico Testamento più di 300 volte. Quindi ci sono più di 300 profezie che hanno annunciato la sua venuta molte centinaia di anni prima che lui venisse. Quindi già con questo possiamo stabilire che Gesù è Dio, perché lui le adempì queste profezie.
E poi ha dimostrato anche di essere Dio proprio facendo dei grandi miracoli. Ha fatto dei grandissimi miracoli Gesù. E Gesù ha guarito tanto. E passava giornate intere a predicare, gloria a Dio, e a guarire, benedetto il santo nome del Signore. Lui faceva molto queste due cose, considerate che si dice lo stesso sermone sul monte, depositato in Matteo 5, 6 e 7, ed è durato circa 8 ore. Benedetto il santo nome del Signore. Oggi ci si scandalizza quando magari si parla troppo, e dipende il contesto, ovviamente. C'è un tempo per ogni cosa. Quindi quando è tempo di parlare, bisogna parlare, quando è tempo di non parlare, è meglio farla breve. Dipende, ovviamente. Ma quando è tempo di parlare, non c'è da scandalizzarsi. Benedetto il santo nome del Signore, sempre che chi parla, parla con saggezza e con fondamento biblico, ovviamente. Le stesse nostre sedute durano un certo tempo, noi non ci preoccupiamo molto che durano tanto. Perché non ci preoccupiamo molto? Perché è razionale, perché se tu vai all'università, tu non gli dici al professore, oh, mi raccomando, 10 minuti fa la venita. No, perché un insegnamento non si dà in 10 minuti, ci vuole tempo. Così sono le nostre sedute, sono sedute di insegnamento, quindi non possono durare 5 minuti. Che poi tu riconosci il sottoscritto come una persona non attendibile, allora quello è un altro discorso. Come già detto, fai bene a non ascoltarle e a ascoltarle quelle che tu reputi attendibili. Lo dico soprattutto, già lo sanno chi ci segue, agli antitrinitari. Non sei obbligato a sentire queste sedute e poi scrivermi, falso, ravvediti, convertiti, Dio è uno, non sono tre. Lasciatemi pace, per favore, non mi stressate. Io non vengo a stressarvi a voi. E quindi, gloria a Dio, voglio dire, per fare un insegnamento ci vuole tempo. Benedetto è il santo nome del Signore. Poi, io vedo che invece, per quanto riguarda le cose materiali, si va al cinema. Che io, noi al cinema non ci andiamo, ovviamente, certo, ci mancherebbe altro. E si va al cinema e ci si sta 2 ore a guardare quello che propone il mondo, quindi consumismo sfrenato, sesso fuori dal matrimonio, violenza, fantascienza, eccetera, eccetera. Ci stai 2 ore, un'ora per andare, un'ora per tornare, 4 ore e tutto va bene. E insomma, noi non ci preoccupiamo molto per la durata. Gloria a Dio, i nostri video sono di insegnamento. In chiesa invece parliamo veramente ridottissimamente. Questo sì, c'è un perché, adesso non rientra nel discorso. Quindi, come dire, Gesù arrivava a parlare molto tempo, gloria a Dio, e la gente rimaneva sbigottita, diceva: mai nessuno ha parlato come costui. Quindi Gesù ha parlato in un modo, non parlava come parliamo noi. Lui è la parola, io immagino come poteva parlare. Eppure, nonostante egli fosse la parola e parlava come parlava, molti non credettero in lui. Anzi, alla fine lo uccisero, dopo averlo ascoltato. Eppure avevano potuto valutare che lui era il Messia, il Cristo, l'unto, è la stessa parola, benedetto il nome del Signore. E insieme alla predicazione, lui confermava la predicazione con dei miracoli di ogni genere, di ogni genere. Ma adesso ci soffermeremo in un tipo di miracolo, perché è molto importante proprio quel tipo di miracolo, perché quel tipo di miracolo è strettamente correlato a un altro valore. Valore? Sì, voglio utilizzare questo termine, valore. Si tratta di un valore. Poi vedremo qual è questo valore. Ebbene, sto parlando, mi riferisco nello specifico al miracolo di guarigione. Quando Gesù è venuto per guarire, non solo spiritualmente, ovviamente la cosa principale, ma anche materialmente, perché non dimentichiamo quello che è scritto in Isaia, Isaia 53, però prima di leggere Isaia 53, se io leggo Luca 7, gloria a Dio, e lo vado a cercare. Alleluia, nella mia Bibbia, seguiteci, Luca 7, quindi, dal verso numero 18,
fino al verso numero 35, leggiamo una storia molto molto importante. Leggiamo di Giovanni il Battista. A un certo punto noi sappiamo che Giovanni il Battista era stato arrestato, benedetto il santo nome del Signore, e quindi era stato arrestato, era in carcere, ovviamente durante la persecuzione, quando si è appunto afflitti, gloria a Dio, da varie prove, tra cui persecuzione, carcere, malattie stesse, a un certo punto la fede viene duramente messa alla prova. E quindi Giovanni, che aveva presentato il Messia e aveva detto è lui l'agnello che toglie il peccato dal mondo, pensate, solo Dio può togliere il peccato dal mondo. Importante questo. E quindi è lui che toglie il peccato dal mondo. A un certo punto, nella persecuzione, nel dolore, nelle carceri, nelle malattie stesse, la fede viene duramente messa alla prova. E gli manda un'ambasciata, l'ambasciata appunto di Giovanni, è chiamata, intitolata. E gli manda l'ambasciata. E questi ambasciatori appunto portano l'ambasciata, che consisteva in una domanda: sei tu colui che doveva venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Quindi sei tu il Messia o l'unto o il Cristo? Non ne dobbiamo aspettare un altro. E cosa gli risponde Gesù Cristo? Benedetto è il santo nome del Signore. Sei tu o ne aspetteremo un altro? Questo si trova scritto nel verso numero 20, alla metà del verso 20 appunto leggiamo: sei tu colui che ha da venire oppure ne aspetteremo un altro? Nel verso 21, santo il nome del Signore, il Signore fa delle grandi operazioni e dice che ne guarì molti di infermità, di flagelli, di spiriti maligni. Ci sono molti nella nostra società ancora oggi che sono afflitti da spiriti maligni. Gloria a Dio, esistono queste cose. Non è che devi andare per forza di cose in giro sbavando. Vedi lo stesso Hitler. Hitler non andava in giro sbavando, eppure era completamente posseduto. E così ancora oggi. Molta gente posseduta, eppure non vanno in giro in giacca e cravatta. Non te ne accorgi, diciamo, da un fatto esteriore, appunto, tipo bava e quant'altro, ma comunque li riconosci dai loro frutti. E Gesù, tutti questi, malattie, infermità, quindi flagelli, spiriti maligni, ciechi, eccetera, eccetera, li guarì. Santo il nome del Signore. E allora Gesù nel verso 22 risponde agli ambasciatori e gli dice, non gli dice sì sono io, tranquilli, andate e ditegli Gesù ha detto che è lui, tutto a posto, ha detto che è lui, sì allora va bene, ha detto lui. No, poteva farlo, quello che, se l'avesse fatto quello che fa Gesù, è fatto bene, partiamo da questo principio. Ma non l'ha fatto. E gli ha detto, andate e ditegli voi quello che avete veduto. Alleluia, gloria a Dio. Ma Dio, ma Gesù, ma ti rendi conto che saggezza, che grande saggezza che ha il nostro Dio? È saggio, che bello. Dio è saggio, abbi fede, la tua vita è sotto controllo. Anche se vedi che il male ti sballotta a destra e a sinistra, come appunto i discepoli, no? Quando abbiamo fatto l'intro, che abbiamo letto Matteo 14, la navicella era sbattuta, no? Non ti preoccupare, che Gesù c'è, poi di questo parleremo. Andate, vedete, ditegli quello che avete veduto e quello che avete udito, chissà quello che egli avrà detto. Appunto lui predicava e guariva le cose che avete vedute e udite. Queste due cose andavano sempre a braccetto. E poi gliele elenca, gliele ricorda. Voi avete veduto? Che cosa avete veduto? Ve lo ricorda, visto mai vi foste dimenticati. I ciechi ricoverano la vista. I zoppi camminano. I lebbrosi sono netatti. Attenzione, perché la lebbra, di allora specialmente, era strettamente correlata al peccato. E quindi qui sta dicendo che lui è Dio, perché solo Dio può togliere la lebbra. Solo Dio può togliere il peccato.
Quindi Gesù ha più volte detto chiaramente di essere Dio. I sordi odono e poi un altro miracolo che può fare solo Dio, i morti risuscitano. Nessuno può risuscitare i morti fuori che Dio. Egli solo può dire io sono la via, la vita e la verità. Solo lui è la vita, solo lui può dire Lazzaro, alzati e cammina. Satana, che si scrive con la S minuscola e non maiuscola, e non mi venite con gli errori di ortografia. Satana si scrive con la S minuscola, io lo vedo sempre scritto con la S maiuscola, non capisco perché. Non ti preoccupare degli errori di ortografia, quello che pensano gli altri, scrivilo sempre con la S minuscola, come va scritto quel verbo. Quindi Satana, che ne dicano alcuni, non può risuscitare morti. La stregoneria non risuscita morti. Lo zombismo non sono morti che risuscitano, c'è tutto un discorso dietro, sì, li sotterrano, ma vengono dopati, drogati, stregoneria, di tutto c'è lì, ma non sono morti. Santo è il nome del Signore. Satana non può risuscitare morti. Quando in Apocalisse parla che vidi la bestia che fu colpita a morte e poi tornò ad essere, se ci sarà una risurrezione, sarà una risurrezione falsa, perché è altresì scritto in Apocalisse che farà miracoli, ma di menzogna. Menzogna. Satana non può risuscitare nessuno. Può far finta. Ah, vabbè, ma finta non è risurrezione, è finto. È menzogna. Mentre invece Gesù risuscitò i morti. E solo Dio può risuscitare morti. Quindi Gesù dimostrò di essere Dio. Che ne dicano coloro che vanno insegnando che c'è il Padre, amen, c'è il Padre, e che è il Figlio. O lo presentano come un angelo, o come una creatura inferiore, o come il figlio al Duomo che non è Dio. Non è vero, perché solo Dio può risuscitare i morti. E lui risuscitò i morti nel suo nome, non nel nome di Dio. Usò anche il suo nome. Io ti dico, alzati e cammina. Il suo nome usò. Alleluia. Quale uomo mai poté e potrà mai dire io ti dico? Stai a scherzare. È una blasfemia, è karet, come si dice in ebraico, cioè perdizione per sempre, dannazione per sempre. E quindi Gesù Cristo gli mostrò tutti i miracoli che fece e vogliamo enfatizzare appunto il miracolo della guarigione. Gesù guariva. Gesù guariva. Alleluia. Quando è venuto Gesù nella terra, Gesù guariva. Che bello, gloria a Dio. E prima di entrare un pochino più a fondo su questa faccenda della guarigione di Gesù, vogliamo leggere ancora un altro passo. Più che leggere e visionare per motivi di tempo, gloria a Dio, Isaia 53, famoso Isaia 53, lo vado a cercare nella mia Bibbia, Isaia 53 parla nel verso numero 4 di qualcosa molto importante. Seguite, seguite la lettura. Nel verso numero 4 di Isaia, Isaia 53, che ricordiamo è un passo messianico, che ne dica il giudaismo, che non è un passo messianico, no, no. Isaia 53 parla del Messia, parla della venuta del Messia, parla dell'opera del Messia, parla della morte del Messia, parla di come che sarebbe avvenuta questa morte e parla anche della risurrezione del Messia. Infatti, quando lui, come dire, il profeta Isaia profetizza e dice che il Signore sarebbe appunto morto, dopo che lui sarebbe morto, nel verso 10 dice che lui vedrà la progenie, ma come non era morto? Come fa uno morto a vedere? Ecco lì la risurrezione che viene proclamata in Isaia 53 verso 10. Alleluia! Gesù disse: ma non avete letto di me nei profeti la mia morte? O che io sarei stato, disse Gesù, 3 giorni. Quando disse che Gesù sarebbe stato 3 giorni nel cuore della terra? Ma come quando lo disse? Lo disse
in Gioele, santo, in Giona, lo disse in Giona, come Giona stette 3 giorni e 3 notti nel cuore della balena, del cetaceo, così il figliol dell'uomo starà 3 giorni e 3 notti nel cuore della notte. Gesù è stato 3 giorni ed è risorto il terzo giorno. E quindi Isaia 53 verso 4 leggiamo: veramente ha portati i nostri languori e si è caricato delle nostre doglie. Altri dicono: veramente ha portate le nostre malattie. Altri dicono: e si è caricato delle nostre doglie. Ma vogliamo leggere tutto il verso, perché qui vogliamo aprire una parentesi. C'è una grande profezia del tipo di morte che avrebbe patito il Salvatore. Già ne abbiamo parlato, ma vogliamo nuovamente riportare alla luce questa grande profezia fatta 750 anni avanti Cristo. E dice: si è caricato delle nostre doglie, ma noi l'abbiamo stimato percosso, uno, percosso, battuto da Dio, due, battuto. Quindi primo, percosso, secondo, battuto, e abbattuto, terzo, abbattuto, e poi verso 5: ma egli è stato ferito per i nostri misfatti, fiaccato, 4, per i nostri misfatti. Vi dice niente tutto questo? Non è una descrizione perfetta della morte del Messia? Qui abbiamo letto percosso, battuto e abbattuto. Percosso nel Sinedrio, da parte degli scribi che si riunirono nel cuore della notte. Un processo nel cuore della notte è un processo scuro, è un processo ipocrita, è un processo falso. Non hanno chiamato tutto il Sinedrio, erano solamente pochi, e mascalzoni e assassini. Quindi qualcuno dirà: beh, fu la classe sacerdotale? No, fu la classe sacerdotale e tutto il popolo, perché poi tutto il popolo gridò: crocifiggilo, crocifiggilo. E poi aggiunsero: noi non abbiamo altro re che Cesare. Ah sì? Ah, salute. Ecco perché poi Pietro, infatti, degli apostoli, disse: voi scribi e voi popolo avete crocifisso il Messia. Quindi Gesù fu percosso nel Sinedrio, dalla classe sacerdotale, da coloro che dovevano applicare la giustizia. Fu percosso. Poi dice: battuto da Dio. Fu consegnato ai Romani e fu battuto, flagellato. E non sono 40 colpi, come normalmente si dice. Io continuo a sentire questi 40 colpi, perché Gesù fu flagellato 39 volte, perché era 40 meno 1. Ma quella è la legge mosaica. Non fu battuto con la legge mosaica o dagli ebrei. Fu battuto dai Romani, e i Romani non contavano le battute 40 meno 1. Non avevano numero. Solo Dio sa quante battute ricevette. E quindi fu percosso dal Sinedrio, battuto dai Romani nella flagellazione, e infine abbattuto, crocifisso. Abbattuto, abbattere, uccidere. Ecco qui le tre fasi. E in queste tre fasi, leggiamo nel verso 5, fu fiaccato. Fiaccato? Sì, fiaccato, nella croce. Un soldato prese la lancia e lo fiaccò, e dal suo fianco uscì fuori acqua. E poi mi vengono a dire che la fede cieca, che credere in Dio, bisogna avere molta fede, e credere nel nulla, e non avere prove. Secondo me, credere che tua nonna era una scimmia e tuo nonno un orangotango, quella è una scemenza, non la mia fede. O credere che l'universo si sia creato da solo, quella è una grande stupidata, non quello che noi cristiani conosciamo, perché la fede è una conoscenza, è scritto nella fede, qualcosa di la tua forse, non so tu in cosa credi, ma ti garantisco che la mia fede è provata ed è razionale.
Alleluia! È ragione pura, senza togliere anche quella parte che camminiamo anche alla cieca, ma su un fondamento che non è cieco. Perché Dio è luce e Dio è vista e l'occhio di Dio vede. Ma era una piccola profezia. Sapete, noi improvvisiamo molto, gloria a Dio, lo volevamo dire, questo ce l'avevamo un preventivo di dirlo, ma poi l'abbiamo, come dire, spiegato con alcune cose appunto improvvisate. Benedetto è il santo nome del Signore. E torniamo al principio del verso, all'inizio del verso 4, quando abbiamo letto che egli ha portato i nostri languori, appunto altri traducono con malattie, e si è caricato delle nostre doglie. Quindi Gesù sulla croce ha portato le nostre malattie. Alleluia! Isaia 35, adesso che sono qui, stranamente mi sono ricordato che nell'ultimo video ne ho parlato di Isaia 35, però ho portato l'ultima parte di Isaia 35 che è la via maestra, però in Isaia 35 lo vado a cercare nella prima parte. Lo vado a cercare, eccolo qua. A un certo punto c'è una profezia che riguarda proprio Gesù Cristo. E parla un po' del più e del meno. A un certo punto nel verso 5 dice che saranno aperti gli occhi dei ciechi, le orecchie dei sordi saranno disserrate, lo zoppo salterà come un cervo, la lingua del muto lo canterà, perciò che acque scoppieranno nel deserto, eccetera, eccetera, eccetera. Allora qui c'è il dibattito, no? Alcuni dicono è qualcosa che ha a che vedere con lo spirituale, altri dicono no, è materiale. È come al solito, noi ci mettiamo al centro e diciamo è tutte e due, è spirituale e materiale. Benedetto il santo nome del Signore, perché come il peccato è spirituale ma porta conseguenze materiali, la morte spirituale, quindi separazione eterna da Dio, a sua volta porta la morte materiale, vecchiaia, malattie, morte. È chiaro, no? E così sono queste altre cose. Quindi la rigenerazione da parte del Signore nei confronti dell'uomo è un fattore spirituale, ovvio, ma che ha conseguenze anche materialmente parlando. Alleluia, infatti. Quando noi veniamo rigenerati spiritualmente, gloria a Dio, anche la nostra salute migliora perché intanto abbiamo una vita più sana. Non beviamo, non fumiamo, non facciamo stravizi, non andiamo in discoteca a scervellarci e fare tutte le cose che si fanno nelle discoteche. I figli di Dio non vanno in discoteca. Quelli che ci vanno e dicono di essere figli di Dio mentono. Non sono figli di Dio, che poi loro lo dicono, è un altro discorso. Santo è il nome del Signore. E quindi qui parla anche di un fattore materiale. E Gesù, quando è venuto sulla terra, ha cominciato a guarire, a guarire, a guarire, a guarire e a guarire. Alleluia. Bene. Marco 16. Marco 16, santo il nome del Signore, nell'ultimo verso dice che essendo usciti predicarono in ogni luogo, operando insieme il Signore, vedete? Operando insieme il Signore e confermando la parola per i segni che seguivano. Quando qui dice operando insieme il Signore ci riprendiamo quello che avevamo detto al principio, che a volte il Signore opera direttamente senza il tramite dell'uomo, altre volte opera attraverso l'uomo. Quindi il Signore è sempre il Signore che opera, però si usa dell'essere umano, questo per grazia. Il Signore a noi non ci deve niente, lo fa per grazia. E confermavano la parola di Dio, quindi i miracoli, soprattutto adesso appunto rimaniamo nel miracolo di guarigione, ha e avrà sempre come scopo, sì, il beneficio dell'uomo e tutto quanto, ma principalmente la conferma di che cosa? Della parola. Predicazione, parola e miracoli vanno insieme, di pari
consentimento. Attenzione a questa seduta, perché è molto importante che tra un po' qui ribaltiamo tutto, è molto importante, e veniamo a noi e agli ultimi giorni. Abbiate pazienza di seguirci, anche se la facciamo un po' lunga, è importante. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi abbiamo letto in Marco 16 questa grande verità: santo, santo, santo. Se noi andiamo in seconda Corinti, alleluia, seconda Corinti, eccolo qua, capitolo 12, verso 12, eccolo qua, me lo sottolineare, ecco qua. Qui l'apostolo Paolo parla, scrive ai Corinti e dice: certo, i segni dell'apostolato sono stati messi in opera fra voi. Quindi l'apostolo Paolo era un apostolo e metteva in evidenza i segni dell'apostolato. E quindi qui riprendiamo quello che ha detto Gesù agli ambasciatori di Giovanni, quando gli domandano: ma chi mi dice che sei tu quello che doveva venire? E lui, Gesù, dice: andate e rapportate quello che avete veduto. E cosa avevano veduto? I segni. E glieli ricorda. L'apostolo Paolo fa la stessa cosa e dice: io sono apostolo, ma come faccio io a dimostrarlo? Dai segni o dai frutti. Frutti che poi si trasformano in segni. E quindi l'apostolo Paolo aveva tutti e cinque ministeri e tutte e nove doni. E tramite la potenza dello Spirito Santo l'apostolo Paolo compiva grandi segni, grandi miracoli, insieme anche agli altri 11 apostoli, come è scritto infatti degli apostoli nei primissimi capitoli. Allora, se l'apostolo Paolo compieva questo, che era l'apostolo di Dio, figuriamoci il sommo apostolo di Dio, che è solo uno, il sommo apostolo uno, come è scritto in Ebrei capitolo 3, verso 1, sì, verso 1, andiamo a cercarlo. Ebrei 3, è scritto: santo il nome del Signore, onde fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra professione Gesù Cristo. Altre revisioni dicono: Gesù l'Apostolo. Eh sì, cari miei, Gesù è chiamato anche l'Apostolo. E come Apostolo, anzi, come sommo Apostolo, faceva grandi segni. Li faceva, li fa e li farà sempre, sì, per grazia, ma per confermare la sua parola. E quindi Gesù compieva e compie ancora oggi miracoli di guarigione. E io, Alessio Evangelisti, attenzione quello che sto per sottolineare, perché poi c'è il ribaltone, come già detto, io vedo nella Bibbia, predico che Gesù Cristo nel 2016 ancora oggi guarisce in modo miracoloso e con uno scocchiar di dita, così, subito, come fece con la suocera di Pietro: alzati e cammina. Aveva la febbre alta, non si reggeva in piedi. Oggi noi, con le nuove febbri che girano, ci mettiamo settimane a recuperarci. Lei in un attimo si alzò e si mise a servire, perché recuperi tutte le forze in un attimo. Il miracolo è questo: in un secondo Gesù dice la parola e tu ti alzi. E questo avveniva prima, oggi, e avverrà sempre finché non entreremo nel millennio. Perché nel millennio Gesù non sanerà? Qualcuno si domanderà, ma nel millennio non ci saranno le malattie. E chi morirà, giovane, morirà a 100 anni perché peccatore, e se qualcuno si ammalerà perché peccatore. Ma se no, nel millennio si sta bene, gli uomini vivranno centinaia di anni, non ci saranno malattie, non ci saranno guerre, non ci saranno persecuzioni, non ci sarà niente di tutto questo.
E si regnerà con verga di ferro. Gesù, nonostante tutto, dovrà usare la verga di ferro, evidentemente, nonostante Satana sarà rinchiuso per anni mille, comunque l'uomo è sempre uomo e quindi ha bisogno della varga, della verga di ferro. E di ferro, neanche di legno. Già fanno male quelle di legno. Quelle di ferro proprio ti spezzano. Questo è il senso del passo. E quindi Gesù, tornando a noi, guarisce ancora oggi. Attenzione, perché ci sono alcuni che vanno in giro predicando che oggi i miracoli non avvengono più. Uscite fuori da queste congregazioni. Questi miracoli avvengono, ci sono, alleluia, e come già detto ci saranno sempre, fin tanto staremo nell'era della grazia. E quando qualcuno sta male, fa bene a piegare le proprie ginocchia e a dire Gesù, guariscimi. Se lui vuole, lo può fare. Attenzione però a non cadere nel lato opposto, come dicono alcuni, che se non ti guarisce è per colpa tua perché non hai fede. Non è così. Intanto è la grazia che guarisce e non è il merito. Ovviamente questo non annulla il fatto che noi dobbiamo credere, perché altrimenti il Signore non opera, ma tutto parte dalla grazia. E comunque tante volte proprio Dio permette delle malattie, vedi l'Apostolo Paolo. Al credente, al santo, proprio glielo permette. Per tante cose glielo permette. Glielo può permettere perché per evitare che lui cada in un peccato, glielo può permettere per provarlo nella fede. Insomma, i motivi sono veramente tanti. Però Dio permette. E quindi uno prega, Signore, guariscimi, ma lui ha deciso di non guarirti. E rimani così. L'Apostolo Paolo è un chiaro esempio, addirittura lui dirà: io servo di esempio alla Chiesa, perché io che perseguitavo la Chiesa ho trovato grazia, così gli altri possano trovare grazia anch'essi. E come l'Apostolo Paolo servì di esempio in questo, servì di esempio anche in tutto il resto, non è che in questo sì e in questo no. La Bibbia non è che si prende a pacchetti, la Bibbia si prende tutta. E quindi l'Apostolo Paolo servì di esempio in tutto. Nella sua vita, in quello che troviamo scritto, se c'è scritto, è perché è un insegnamento per noi. Non è che la scrittura ci ha lasciato scritto, appunto, che l'Apostolo Paolo pregò 3 volte, il Signore alla fine gli rispose, perché Dio risponde sempre. E gli disse: caro Paolo, è inutile che continui a pregare, ve lo dico con parole mie, è inutile che continui a pregare, perché tu sei malato, io l'ho permesso e tu rimani così, basta, perché ti stai inorgogliendo. Punto, fine. Non è che Dio permette sempre perché c'è qualcosa che è di cattivo per forza. No, no, possono essere tanti i motivi, gloria a Dio, ma sta di fatto che Dio permette. Quindi se tu vedi che Dio non ti guarisce, alleluia, non pensare che dipende, oddio, che chissà quale peccato hai fatto. Valuta la tua vita, il tuo comportamento alla luce delle scritture. Se ti trovi conforme alle sacre scritture, che stai camminando rettamente al cospetto di Dio, sai perfettamente che non è per qualcosa che tu hai fatto, ma è semplicemente perché Dio ha deciso così. Quindi quando siamo malati, noi andiamo ai piedi del Signore e diciamo: Signore, guariscimi. Nella mia famiglia, gloria a Dio, ci sono stati miracoli, miracoli grandi, di questo genere. Che una persona di punto in bianco, pac, in un secondo fu guarita dall'asma, in un attimo. Per una vita aveva sofferto di asma, che un dolore si rischiava anche di morire, all'epoca specialmente. E in un attimo battezzata di Spirito Santo e guarita in un secondo di asma. Wow, alleluia, in un secondo, un attimo. Quindi i miracoli ci sono. Ora, poi da qui a dire questa è la vera fede perché avvengono i miracoli va contro la parola di Dio, perché noi non seguiamo i miracoli ma seguiamo Cristo che è la parola. Infatti in Deuteronomio è scritto che spesso il Signore permette anche dei miracoli, alleluia, addirittura, e fatti da falsi apostoli proprio per tentare le persone che tentare perché vivono nella menzogna.
E quindi lui, vivendo, essendo questi dei ribelli volontari come Faraone, allora gli permette determinate cose. Gli permette, perché Dio non tenta il giusto, cioè non cerca di farlo cadere. Il giusto però. Alleluia, ma chi si oppone a lui? È un altro discorso, ma qui entriamo nella famosa diatriba della predestinazione. Insomma, lì c'è tutto un minestrone, fa parte di un'altra seduta. Benedetto è il santo nome del Signore. Dio non tenta nessuno, è scritto in Giacomo. Alleluia, assolutamente. Il giusto non è tentato, è provato, come l'Apostolo Paolo. Non tentato. Tentare significa cercare di far cadere. Gesù non ha mandato il Cristo, il suo figliolo, a cercare di far cadere, ma piuttosto a rialzare quello che era caduto nel giardino dell'Eden. Alleluia, gloria allo Spirito Santo. E quindi, cari amici, in ascolto, è molto importante questo fattore che Gesù ancora oggi guarisce. Alleluia, guarisce. Benissimo. E quindi facciamo bene quando siamo malati a cercare il miracolo, altro che se facciamo bene. Gloria a Dio. Bene, cari amici in ascolto. E questa è una grande verità che noi vi vogliamo invitare, voi che state ascoltando, a cercare il Signore in preghiera, cercare il miracolo della guarigione. Fatelo, benedetto il santo nome del Signore, perché Dio può rispondere. Se Lui vuole, può rispondere. E se Lui non vuole, può non rispondere. L'importante è che noi siamo nella piena volontà del Signore. Poi Lui deciderà. Non date retta a coloro che vi dicono: ah, se non risponde perché tu o non hai fede o non sai pregare, o addirittura alcuni dicono: vieni, patta con Dio, dai totte soldi e vedrai la gloria di Dio. Ma che stai a Dio? Ma lascia sta. Noi abbiamo fatto anche il video sui patti di Dio. Vedilo, i sette patti di Dio, vedi che cos'è un patto, cosa rappresenta, quanti patti ci sono nella Bibbia. E no, che due, ma quale due? Due sì, due, antico e nuovo, ma in questi due patti ce ne sono altri e sono contati e numerati e non vanno oltre. Non ce n'è uno di più, non ce ne può essere uno di meno, perché è numero perfetto. Benedetto è il santo nome del Signore. E quindi questa è una grande verità, cari fratelli in ascolto. Appurata e sottolineata questa grande verità, ora la prendiamo e la capovolgiamo in senso lato, però, attenzione, e passiamo a una seconda grande verità. Bene. Santo, santo, santo. Alleluia. Questa seconda grande verità si trova nel Vangelo di Luca. Però, prima di leggere il Vangelo di Luca, vi vogliamo ricordare Genesi, capitolo 1 e capitolo 2. Ne abbiamo già parlato, quando in Genesi capitolo 1 e capitolo 2, santo è l'Eterno, leggiamo che il Signore Gesù Cristo creò tutto quanto quello che esiste e vi pose sulla faccia della terra. Il sesto giorno, dopo averlo creato, vi pose l'uomo, e l'uomo fu creato appunto il sesto giorno e fu creato a immagine e somiglianza di Dio. Essendo stato l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, l'uomo è stato creato con potere appunto a sua volta di creazione. L'uomo può creare anche lui, ovviamente in modo diverso da come crea Dio. Già l'abbiamo detto, Dio crea dal niente, l'uomo non può creare dal niente, nessuno può creare dal niente, è prerogativa divina questa. Quindi l'uomo crea da ciò che Dio ha già creato. Quindi, che ne so, io prendo, ecco qui c'ho la penna, io uomo creo questa penna, come la creo? Prendo la plastica, no? La squaglio, faccio la forma, dentro ci metto un altro pezzo di plastico, dentro l'inchiostro, poi prendo quello che prendo, insomma, e faccio sta penna. E quindi ho creato, gloria a Dio. Ecco qua, il modo come l'uomo crea, no? Dal creato, Dio crea e dal creato e dal niente, alleluia. E quindi l'uomo, a differenza dell'animale, può creare, crea tante cose, crea con raziocinio,
crea con intelligenza, crea perché studia. L'animale non studia, non può studiare, è inutile che dicono, noi siamo come gli animali, ma lascia stare il darwinismo e tutta sta porcheria che ha portato allo stalinismo, al nazismo, all'omosessualità, che la sbandierano in nome del darwinismo, perché siccome lo fanno gli animali, allora lo possiamo fare pure noi, ma quello è innaturale, gli animali vanno contro natura. Già l'abbiamo spiegato questo. Santo è il nome del Signore. Lascia stare il darwinismo e poi rimane ancora oggi una teoria. È inutile che si voglia sbandierare come la più grande verità del secolo. Non è una verità, è una teoria. Che poi l'Unione Europea abbia fatto una legge, e io me l'ero pure scaricata, non so se ce l'ho da qualche parte, dove sicuramente sta da qualche parte in mezzo a sto mare di carte che c'ho. Io l'ho proprio letta, sta legge che dice che il darwinismo deve essere imposto nelle scuole come materia di insegnamento, e poi dicono che siamo noi cristiani che dobbiamo imporre, che imponiamo il cristianesimo. Ma che stanno a dire? Vabbè, è esatto opposto. Santo è il nome del Signore, e poi ci fanno studiare una teoria, si chiama teoria, è inutile che cerchi, si chiama teoria. Quindi so dal 1859 o 1849, quando fu fatto il libro da Charles Darwin, 1849-59, ma non mi ricordo, l'origine delle specie fu fatto in quell'epoca là. Santo il nome del Signore. Da allora quanti anni sono passati? Bene, continua a chiamarsi sempre teoria. La gravità non si chiama teoria della gravità, si chiama legge della gravità. È una legge, vedi, se tu prendi questo, cade. Quella è una teoria. Mio nonno non era una scimmia, forse il nonno di qualcuno era una scimmia. È anche qualcosa di peggio, ma ti assicuro che mio nonno era un essere umano come me, anzi meglio di me, te lo assicuro. E così a ritroso, fino ad Adamo, stai tranquillo. Bene, quindi tutte queste cose che stiamo dicendo, appunto, che l'uomo fu fatto immagine e somiglianza di Dio, quindi l'uomo ha capacità di creazione, l'uomo crea, poi l'uomo è caduto nel giardino dell'Eden, il peccato è entrata la morte, e la morte ha portato vecchiaia e malattie. Bene. Essendo l'uomo a immagine e somiglianza di Dio, quindi essendo una persona atta a creare e a creare con fondamento, con ragione, con raziocinio, quindi l'uomo studia a differenza degli animali. Nello studio investiga, scopre, crea medicina. Per volere di Dio, non per volere di Satana. La medicina non l'ha creata Satana per salvare l'uomo. La medicina l'ha creata l'uomo con l'intelligenza che Dio gli ha donato. Quindi l'uomo ha creato le strutture ospedaliere per volere di Dio o per volere di Satana? Per volere di Dio. Le strutture ospedaliere, o si fanno grandi operazioni, grandi interventi chirurgici, trapianti, medicina. La scienza è salita, è cresciuta, lo ha detto anche Daniele, lo ha profetizzato che negli ultimi tempi la scienza sarebbe cresciuta, e non mi venite a dire che lì parla solamente del popolo di Israele, che della legge, tutto, dalla legge, dalla parola, dalla conoscenza della Bibbia, dalla medicina, dalla scienza, eccetera, eccetera, eccetera. Poi sentiamo nello specifico del linguaggio originale, gli studiosi dicono anche altre cose ancora più profonde, ma questo è un altro oggetto. E quindi l'uomo ha ricevuto da parte di Dio questa capacità di creare, e visto che siamo appunto nel tema delle malattie, creare qualcosa che possa far sì che l'uomo nella malattia venga guarito. E quindi l'uomo può guarire l'altro uomo, sì, lo può fare. Ma come già detto, così come Dio ci rivela cose direttamente o indirettamente, questo l'abbiamo spiegato all'intro, non ci ritorniamo su, vi ricordate,
Allo stesso modo, Dio guarisce, come abbiamo detto, direttamente, scocchiar di dita, alzati e cammina, suocera di Pietro. Alleluia, sei suocera, ma pur ti perdono. Scherzo, battuta per le suocere. Alleluia. E beh, anche le suocere hanno diritto alla salvezza. È una battuta, gloria a Dio. E quindi, cari amici in ascolto, Dio guarisce direttamente con lo scrocchiar delle dita, oppure guarisce indirettamente, cioè l'uomo crea in base alla ragione dei medicinali, delle strutture per guarire, curare l'altro uomo, ma è sempre il Signore che gli ha dato questa capacità, ragione per cui è il Signore stesso che ha guarito. È inutile che si fa e si dica. Io ho sentito molto spesso, tante volte nella mia vita, uomini molto saggi, uomini e donne ovviamente, quindi dottori o dottoresse, io sono quello che sono perché io ho studiato, perché io mi sono affaticato, mi sono affaticata, perché io mi sono rotto il cervello a studiare, perché io ho passato nottate insonnie sui libri, perché io. E io rispondo, ringrazio Dio che ti ha dato la possibilità e la capacità, perché potevi nascere su una sedia a rotelle e non essere in grado né di intendere né di volere. Quindi se tu hai un cervello che ti ha permesso questa elasticità e questa competenza intellettuale, lo devi al Creatore. Che ne dici? Ah, che poi tu non lo vuoi, che tu non lo voglia riconoscere, quello non, nessuno lo mette in dubbio, assolutamente, prerogativa tua, ne hai facoltà, come si dice in alcuni ambienti, assolutamente, ma il fatto comunque rimane che è Dio che ti ha dato questa capacità, alleluia. Quindi tu puoi rimanere nella tua posizione, lo ripeto, ma comunque è sempre Dio che guarisce, alleluia. Ebbene, cari amici, dove voglio arrivare con tutto questo? Intanto voglio arrivare qui, che se stai male e preghi il Signore che ti guarisca, giustamente fai bene a pregarlo, amen. Ma se vedi che Gesù non ti guarisce, mi raccomando, vai dal dottore. Non fare come nel passato è stato fatto, ecco qui l'esperienza dell'anziano. Quando io ero giovane, chi mi segue lo sa, sono stato molti mesi in missione da ragazza, 15 anni, in Amazzonia, in missione, in un campo evangelico, eravamo lì in missione, io sono andato, insomma, ho fatto la mia esperienza, non ero un missionario, ovviamente, non ero un missionario, a 15 anni non ero un missionario, però stavo in un campo di missionari e facevo le mie piccole esperienze, eccetera, eccetera. E gloria a Dio per queste esperienze. E lì è successo, prima che io arrivassi, molto prima, c'era un fratello italiano, gloria a Dio, che praticamente si era ammalato. Sai, il missionario, no? Non lo so quello che gli avrà detto la testa. Si era ammalato, aveva una moglie e due figli, ancora me li ricordo, avevano l'età mia i figli, uno si chiamava Marco, pensa, ancora me lo ricordo, la figlia non mi ricordo come si chiamava, forse Irene, non lo so, non mi ricordo. E insomma, questo fratello missionario si ammalò e disse: io non mi curerò perché il Signore mi guarirà. E non si curò, non prese nessun medicinale, niente, non si curò. Ma c'era un problema, che Dio aveva deciso di non curarlo, di non guarirlo. Lui non si è preso nessun medicinale, è morto, ha lasciato una moglie e due figli. Domanda: volontà di Dio o testardaggine d'uomo? A un certo punto il Signore ha creato l'uomo a sua immagine e sua somiglianza,
E questo comporta che l'uomo è un essere razionale. E io, come ministro di Cristo, ho il dovere di insegnare queste cose, soprattutto in un video palese, e di dire, se stai male, e giustamente preghi il Signore che ti guarisca, e lo può fare, i miracoli avvengono, assolutamente, che non si dica che Alessio Evangelisti insegni il contrario, lo sto dicendo un miliardo di volte proprio perché, per evitare che i legalisti che vanno in giro pesando la parolina per farti un video, quindi io proprio dico che la Bibbia dice giustamente che Dio guarisce se vuole, però dico altresì che Dio può anche non guarirti, ma non per questo, e Dio ti dice non curarti con i mezzi che io ti ho dato, che sono la medicina. E quindi se stai male, fai bene ad andare dal dottore. E non a fare come quel fratello, che non sono qui per giudicarlo, no, 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 assolutamente. Io sono qui per vi ho portato questa testimonianza come insegnamento, Non è che adesso io dico ah, di qua e di là, no, Dio sa. Ovviamente devo dire che non si è curato, ha lasciato una moglie e due bambini da soli. Questo lo devo dire, è un dato di fatto. Ecco, e devo insegnare, mi raccomando, non fare la stessa cosa. Impara, se sei giovane nella fede, no? All'anziano non mi permetterei mai di dire impara, assolutamente. Parlo ai giovani nella fede, quelli giovanotti, sì, giovani, giovani, anche magari materialmente parlando. Mi raccomando, so che in Italia non ci sono, grazie a Dio in Italia queste cose non ci sono. Ecco, quindi magari chi ascolta può pensare, no, 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 nel nostro mondo queste cose non ci sono, però rimane l'insegnamento sempre attuale e comunque. Siccome siamo visti anche all'estero, gloria a Dio, mi raccomando, che questo è volere di Dio. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene. Quindi questo è il primo insegnamento che non era comunque il principale, perché è talmente scontato, ma io insomma io ho voluto mettere un attimino i puntini sulla i, su questo, con rispetto e sempre se lo vuoi accettare. Poi chi vorrà far diversamente ne pagherà le conseguenze, attenzione. Detto questo, caro amico in ascolto, adesso vogliamo passare a quello che è proprio il centro dell'oggetto della presente seduta. Dopo aver parlato di appunto tutto quello che abbiamo esposto, che Dio ancora oggi guarisce, che ci sono le malattie, che il Signore interviene, tutto quanto, eccetera, eccetera, eccetera. Io dico una cosa e la dico io, non sto asserendo che così dice il Signore nella sua parola, è un mio parere che può essere giusto o sbagliato, che potete condividere o non condividere, ma che comunque sia, possa essere condiviso o possa essere non condiviso, possa essere corretto, possa essere scorretto, non va contro il fondamento biblico. Quindi, quello che io penso, ed è un mio pensiero, che il miracolo più grande che il Dio fa, il più grande miracolo che il Dio fa, non è il fatto che Dio con uno scrocchiar di dita faccia guarire qualcuno. È un grande miracolo, non sto dicendo questo. Sto dicendo che secondo me non è il più grande, che ce n'è un altro che è molto più grande. E sapete qual è? È il miracolo dell'amore. Alleluia. E non c'è miracolo più grande di questo. Che far sì che una persona nasca di nuovo, i suoi sentimenti possano procacciare quello che è l'amore per il prossimo, l'aiutare il prossimo e non il distruggere il prossimo. Il mettersi una bomba addosso e farsi scoppiare, l'andare a fare guerre, a ammazzare bambini, donne, vecchi, anche uomini normali, non è questa l'opera dello Spirito Santo. L'opera dello Spirito Santo è quella di amare il prossimo. Questo è il più grande miracolo che tu puoi vedere. Benedetto è il santo nome del Signore. Proprio questo è.
Cosa voglio dire con ciò e dove voglio arrivare? Bene, cari amici, vogliamo andare appunto, come già detto, in Luca, capitolo 10, santo è il nome del Signore, Luca, lo sto cercando nella mia Bibbia, Luca 10. Alleluia, Signore, grazie, Padre, e andiamo a concludere perché siamo a fare un po' lunga, tanto per cambiare. Luca 10, santo, 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 dal 25 al 36 si trova la parabola del buon samaritano. Alleluia, Signore, la parabola del buon samaritano che non leggeremo per motivi di tempo. Santo è il nome del Signore, stavo guardando l'ora, sì. Quindi Luca 10, 25, 36 c'è la parabola chiamata la parabola del buon samaritano. A un certo punto troviamo una persona, perché Gesù parla, viene tentato da un dottore della legge, quindi prima persona dottore della legge, vuole tentare il Signore, gli dice: Signore, chi è il mio prossimo? Cioè, facendo che erediterò vita eterna, il Signore gli dice: ama il tuo prossimo come te stesso, con tutta la tua forza, eccetera, eccetera. E poi infine lui gli dice, gli risponde il dottore della legge, sempre per tentarlo: e chi è il mio prossimo? Chi è il mio prossimo? Ecco qui l'amore. E Gesù risponde e gli dice: c'era un uomo che stava camminando, gloria, e stava camminando verso la strada di Gerico, una città particolare, una strada particolare, lo dice apposta il Signore, dove avvenivano molti misfatti, gloria allo Spirito Santo. Quest'uomo camminava e fu imbattuto con dei ladroni. Questi ladroni lo percossero, lo lasciarono mezzo morto. Subito dopo passarono per quella strada lungo la via tre persone. La prima persona fu un sacerdote, la seconda persona fu un levita. Il sacerdote passò, quindi abbiamo il dottore della legge che tentò il Signore, poi abbiamo il sacerdote che passò, vide questo uomo tutto malconcio, tutto abbattuto, possiamo tranquillamente dire anche non era malato, lo so, però possiamo affiancarlo a qualcuno che oggi è malato, ok? E quindi passò il sacerdote, lo vide e a Roma si dice fece lo gnorri, cioè fece il finto tonto. Poi passò un altro, quindi la seconda persona, il dottore della legge lo mettiamo da parte, passò la seconda persona che era un levita, lo vide pure lui, fece lo gnorri. E infine passò il grande peccatore, il samaritano. Sapete che i samaritani erano i grandi peccatori? Sì, perché nel 700, non mi ricordo esattamente la data, dovrebbe essere 722, comunque se non è proprio la data esatta, stiamo là. Il regno del nord, a causa dei suoi peccati, con l'epicentro, diciamo, politico e religioso Samaria, viene conquistato dalla Siria, vengono deportati, alcuni rimangono lì, vengono a sua volta inseriti altri là, diciamo, nel regno del nord, e quindi queste altre persone, queste altre popolazioni che erano state inserite, si mischiarono, si miscelarono con quelli che erano rimasti, e quindi è nato appunto un popolo che non era più puro, gloria a Dio. E da lì nasce una grande idolatria, già c'era prima, per questo erano stati deportati, ma lì proprio prende il sovrappiede. E quindi diciamo che i samaritani erano ben tenuti lontano per questo motivo qua. Però l'opera di Dio sta sempre dappertutto, e comunque i samaritani furono cercati da Gesù. Vedi appunto Giovanni capitolo 3, la samaritana. E qui inoltre il Signore li ricita proprio per far vedere che Dio è venuto a raccogliere quello che non aveva speranza e che si era perduto. Quindi Gesù dice il sacerdote:
fece l'ognorri. Il levita pure. Passò il samaritano, quello che voi disdegnate, quello che voi, scribi e farisei ipocriti, guardate dall'alto al di sotto, passò, lo vide ed ebbe pietà ed ebbe compassione. Eh sì, caro amico, si chiama amore. L'amore non è solo un sentimento, è un'azione. Qualcuno un giorno obiettò a questa mia frase e mi citò proprio questo passo dicendo: eh sì, però il samaritano ebbe compassione, quindi vediamo che l'amore è anche un sentimento, cioè è un sentimento, no, anche è un sentimento. E io ribadisco e dico: è sbagliato, l'amore è anche un sentimento se c'è, ma non è solo un sentimento, e non è un sentimento perché se lui non avesse avuto compassione comunque avrebbe dovuto agire. E quindi l'amore è un'azione a prescindere dal sentimento. Devi agire, quello è amare. Non è: oddio, mo vedo qualcuno che c'ha fame, provo pena e gli do un panino. D'accordo, gloria a Dio. Ma se io vedo qualcuno che ha fame e non provo pena, il panino glielo devo dare lo stesso. E quello si chiama amore. Infatti, a ulteriore dimostrazione di questo, possiamo vedere che molti che hanno questo grande sentimento, in un attimo di rabbia, prendono un fucile e sparano alla propria coppia. E me lo chiami amore quello? E me lo chiami sentimento? L'amore è un'azione. Che poi nell'amore ci sia anche un sentimento, questo è un altro discorso, ma il sentimento non lo proviamo per tutti. Infatti io provo il sentimento per quelli che mi stanno vicino, per quelli che conosco da tanto tempo, per la mia famiglia, eccetera, eccetera. Ma una persona mai vista in vita mia, che la vedo per la strada, che non provo nessun sentimento, se ha bisogno e la posso aiutare, pur non provando alcun sentimento, io l'aiuto, no? E quello è amore. Semplice, no? Non è difficile. Gloria a Dio. Bene, cari amici, e quindi questo samaritano andò lì, provò compassione, gloria a Dio per la compassione. Se non avesse provato compassione, comunque doveva amare, ma non è il caso suo, e si fermò, l'aiutò e iniziò a operare quest'opera di guarigione. Alleluia. E sì, cari amici, il più grande miracolo che tu puoi fare, che Dio fa nella tua vita, è quello di amare. E quando qualcuno sta male, che tu lo prendi e lo porti dal dottore, e andiamo dal dottore, preghiamo il Signore che ti guarisca attraverso la medicina, preghiamo che ti guarisca al di là. Ma se vediamo che Dio non fa questo, andiamo dal dottore e facciamo che il Signore ti possa guarire. Ma attenzione, andiamo per passi. Vogliamo leggere Prima Timoteo, credo 6. Prima Timoteo 6, credo sia 6, vediamo un po'. Prima Timoteo 6, lo sto andando a cercare. No, Prima Timoteo 5, scusate. Verso 8: che se alcuno non provvede ai suoi, cioè alla sua famiglia, e principalmente a quelli di casa sua, attenzione, cioè qui non sta dicendo che noi non dobbiamo pensare a quelli che non sono di casa nostra, no, no, prima a quelli di casa nostra e poi anche agli altri. Questo non ci impedisce di amare anche gli altri. Se lui non fa questo, quindi se non provvede a quelli di casa sua, alla sua famiglia, egli ha rinnegato la fede ed è peggiore che l'infedele. Benedetto è il santo nome del Signore. E quindi il più grande, secondo me, miracolo che fa il Signore, santo è il suo santissimo nome, è quello di far sì che le persone si possano amare le une con le altre e possano adoperarsi affinché l'altro, il tuo prossimo, a cominciare dalla tua famiglia, possa star bene. E se qualcuno sta male, tu lo devi fasciare, come ha fatto lui.
Guardate, torniamo a Luca 10. Gloria a Dio. Luca 10. Santo dal verso 25. Eccolo qua. Luca 10. Dal verso 25 noi leggiamo che a un certo punto, dal verso 33, leggiamo: ma un samaritano, facendo viaggio, venne presso di lui. Vedutolo, ne ebbe pietà, quindi era di buon animo, e si accostò e lo fasciò, lo medicò. Si chiama medicina, lo medicò. Gli versò sopra dell'olio, quindi lo continuò a medicare. C'era dell'olio. Oggi se uno sta male non gli mettiamo dell'olio. Poi gli mise del vino. Erano le medicine di allora. Sono medicine. E poi lo mise sopra la sua cavalgatura. Qui c'è ancora un altro insegnamento. Andiamo piano. E quindi lo medicò. Lo portò, no, utilizzando un linguaggio moderno. 2016, Roma o ovunque tu stia, se il tuo prossimo, a cominciare dalla tua famiglia, sta male, il più grande miracolo che Dio fa è quello che tu possa accudire il tuo prossimo, a cominciare dalla tua famiglia. E quindi questo comporta fatica, questo comporta un investimento di tempo, perché lo mise nella sua cavalgatura. Tempo. Oggi c'è poco tempo, oggi non abbiamo più tempo. Lo portò in albergo e poi disse: tornerò, intanto ti pago, ma tornerò. E quindi lo portò in ospedale e poi lo andava a visitare. Oggigiorno vediamo, purtroppo, e questo accade, che i malati vengono portati in ospedale e vengono dimenticati. Non vengono più visitati. E poi si va in chiesa e, come dico sempre io, ci sono i due gruppetti, c'è quello che si batte il petto, invece ci stanno quelli nostri, alleluia, e i birichini stanno in tutte le parti, alleluia, mi colpa. E poi dopo all'ospedale, come si dice a Roma, c'hanno i cadaveri nell'armadio, c'è qualcuno che piange. E tu dove stai? Al mare, in vacanza, e in ospedale c'è un tuo parente, tu stai al mare. Sono tanto stanco, sto al mare. E all'ospedale, dov'è l'opera di Dio nella tua vita? Dov'è? Cosa fai? Lo fasciò, gli versò dell'olio, lo portò in albergo, in ospedale, spese dei soldi, costa soldi, magari rinunziò a qualcosa, gloria a Dio, per curare qualcuno che non conosceva. E quando magari qualcuno ha un suo parente e magari non fa quello che deve fare. Oh, Dio guarisce? Sì, Dio guarisce. Sono il primo a dirlo. Dio fa così e la persona guarisce. Ma quando il Dio decide di non fare così e decide di vedere il frutto dell'opera sua nella tua vita, come dirà altrove, perché voi siete andati a trovare gli ammalati, siete andati a trovare i carcerati, eccetera eccetera, per questo che avete fatto a loro l'avete fatto anche a me. Quando lui decide che vuole vedere questo nella tua vita, intanto ti sta dando un grande onore. E poi, secondo me, è il più grande miracolo, è proprio quello. Sì, è questo che l'anima mia ha capito nel tempo, negli anni, in gloria a Dio, e che sono cose che nessuno ti ha insegnato, che te le insegna direttamente il Signore, come abbiamo detto prima, attraverso l'esperienza, ma nel fondamento della sua parola. Benedetto è il santo nome del Signore. È questo. Magari a te, se non lo sapevi, l'avrai ricevuto sempre dal Signore, ma tramite me, ma ci saranno tante altre cose che nessuno ti insegnerà, ma che il Signore ti insegnerà direttamente tramite nessuno, come ha fatto il Signore
con me con queste cose. E questa è una grande verità ed è molto importante che noi possiamo comprendere questa grande verità. Vedi, il cristianesimo, studiare la Bibbia e tutto quanto, è bello, è un dovere tutto quanto, ma il cristianesimo è una fede. Fede implica conoscenza, conoscenza implica attività, muoversi. Fasciò, mise dell'olio, mise del vino, pagò, lo mise nella sua cavalcatura a tempo. Implicazioni. Dirà Giacomo, tu dici di avere fede, io dico che ho opere. Chi di noi due vince? Ma il punto è che, come ho detto all'intro, non puoi usare una verità per annullare un'altra verità. Sono tutte e due verità. Opere e fede sono due verità, non sono una verità a secondo dove stai, se per le opere o per la fede. Sono due verità e vanno prese tutte e due. Che poi tutto comincia dalla grazia attraverso la fede, quello è un altro discorso. Lì nessuno mette bocca, si entra attraverso la grazia mediante la fede, lì non ci sono opere. Si entra, ma una volta entrato devi camminare, e nel camminare nella fede, nella grazia, nascono le opere. E magari in ospedale hai qualcuno. Dio non ha fatto un miracolo, non l'ha guarito, ma aspetta a vedere il più grande miracolo. E se tu ami il tuo prossimo come te stesso. Se è scritto che non c'è comandamento più grande di questo, evidentemente non ci sarà miracolo più grande di questo. Lo ha detto Gesù in Matteo. In Luca 10. Alleluia. Con che erediterò la vita eterna? Altrove dirà qualcun altro qual è il più grande comandamento, e gli dirà appunto: ama il Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima e tutto te stesso, e il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi se questo è il più grande comandamento, evidentemente il più grande frutto che Dio si possa aspettare da te è proprio l'amore. Prima di tutto nei suoi confronti, e se ami Dio, automaticamente non puoi non amare anche il tuo prossimo e non puoi non amare anche la tua famiglia. Perché chi non ama la sua famiglia, come abbiamo letto in prima Timoteo capitolo 5 verso 8, gloria a Dio, ha rinnegato la fede ed è il peggiore degli increduli. Questo era l'insegnamento, e adesso veramente vado a concludere e non torno sulla lettura per motivi di tempo, ve lo cito così verbalmente, ma fate conto che stia leggendo, voi potete leggere. Quando abbiamo letto Matteo capitolo 14, appunto che utilizziamo appunto quel passo per introdurre questa seduta, a un certo punto noi abbiamo letto che Gesù Cristo sforzò i suoi discepoli, i suoi 12 apostoli, a entrare nella navicella. Li sforzò, gli fece forza. Immaginate avere a che fare con 12 teste calde come erano all'epoca i discepoli, insomma i 12 apostoli. Chi conosce bene la storia sa che erano un bel po' teste calde. Quindi li dovete sforzare, come dire, andate, lì proprio lo mette nero su bianco, andate. Evidentemente facevano forza loro di non voler andare, e lui dovette fare ancora più forza. Alla fine andarono ovviamente di malincuore, perché li dovete sforzare, quindi non è che andarono tutti contenti a 32 denti, come si dice. Quindi andarono di malincuore, e a un certo punto vediamo che Gesù li manda via da sé. Li manda via da sé. Tradotto, non c'era più Gesù, erano senza Cristo, erano senza Gesù. Qualcuno dirà, ma Gesù c'è sempre. Sì, Gesù c'è sempre, è vero, infatti poi vedremo che Gesù c'è sempre. Ma Gesù c'è sempre, si dice, ed è vero, quando stai bene. Ma quando tutto va male? Quante volte abbiamo detto, Signore, perché mi hai abbandonato? Eppure Gesù c'è sempre. E c'era,
Infatti è scritto che Gesù li mandò via. Ma dove era lui? Leggi il passo di Matteo 14. Nel monte, in alto, che pregava. Vedi 1 Timoteo 2,5, Ebrei 10,25. Gesù c'è sempre. C'è, c'era, ma non c'era. Sì, c'era, ma non c'era perché non lo vedevano. E a un certo punto tutto andò male. Il mare cominciò a entrare in burrasca. Avevano scritto il vento contro. C'era vento, c'era mare in tempesta, era tutto contro, era anche buio, Gesù non c'era, Dio mio mi hai abbandonato, è arrivata la tempesta, è arrivata la malattia, è arrivato il guaio, ho pregato, Gesù non mi ha guarito, Gesù mi hai abbandonato. No, non ti ho abbandonato, dirà il Signore, sono con te, alleluia, sono con te, è un'esperienza che tu stai facendo. Perché? Non lo so, chiedilo al Signore, non lo chiedere a me, io sono un uomo come te, sono un peccatore come te, ho carne e sangue come te, ho bisogno come te, anzi, forse pure più di te per dire. Santo è il nome del Signore, che ne so perché Dio te lo permette, perché Dio mi sta permettendo quello che mi sta permettendo, non lo so, ma sia gloria al suo nome. Non lo so, ma Lui c'è. Abbi fede, abbiamo fiducia in Lui. È un periodo. Chissà, magari Dio ti permette una malattia perché un domani guarirai direttamente perché Lui ti guarisce, o magari indirettamente attraverso la medicina e con l'amore di chi ti sta vicino, e potrai consolare gli altri. Questo è scritto in Corinti, non mi ricordo dove, ma in Corinti è scritto. Santo è il nome del Signore. Ecco qui il cristianesimo che cos'è? Alleluia. E che te pensavi? Che è solo andare in chiesa, che è scritto che bisogna andare in una comunità, te pensavi che basta andare in chiesa, battersi il petto e dire alleluia, è anche quello, amen. E chi non fa quello e dice di essere cristiano, mi dispiace, non predichiamo la stessa Bibbia, non conosciamo, non leggiamo la stessa Bibbia, perché la mia dice un'altra cosa. Sì, cari amici, questo è il cristianesimo. Era questa la seduta che avevamo un cuore, gloria a Dio, di trasmettervi. Io penso che sia molto importante, perché quando Gesù tornerà troverà la fede, ed è la fede che poi porta tutte queste cose. La fede, l'amore. Troverà la fede sulla terra, questo è scritto in Luca, sempre in Luca è scritto. Quando io tornerò, Gesù sta per tornare. È scritto in Giovanni 14, io vado via, vado su, vi vado a preparare un luogo, vi vado a preparare una casa, quando avrò finito tornerò, vi raccoglierò me. Ecco, quello è il rapimento della Chiesa. Gesù sta per rapire la sua Chiesa. Quando Lui tornerà a rapire la sua Chiesa, troverà tutto questo nella nostra vita? E questa è la domanda del milione. Ecco qui, ecco qui, ecco qui. Sì. Bene. Cari amici in ascolto, alleluia, viva Cristo. Questa è stata la seduta. Poni mente alla parola di Dio, poni mente all'insegnamento dell'Evangelo, poni mente. E ricorda che l'Evangelo è croce, e la croce è sofferenza, e che molte volte dobbiamo rinnegare noi stessi. È scritto, chi vuol salvare la sua vita la perderà, chi la perderà la troverà. Si riferisce proprio a questo. Santo è il nome del Signore. È scritto, e quel che ha scritto rimane. Che Dio ti benedica. Alleluia. Grazie per averci seguito fino qui. E come sempre vi diciamo, la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la guida, la comunione, le consolazioni dello Spirito Santo siano con noi da sempre in eterno. Amen. Shalom.